Il campione è stato fatto riposare praticamente un'intera giornata. Prima di prendere le misure dobbiamo sempre su un campione avere anche l'accortezza di capire se la maglia è elastica in larghezza o in lunghezza, ovvero tiriamolo. Ci accorgiamo subito che cede molto in larghezza. Proviamo a tirarlo per sopra, ha, per meglio dire, meno elasticità. Elasticità, questo che fa sì che dobbiamo fare sì un conteggio di campione applicato, ma anche di tenere presente che questa maglia, questo tipo di lavorazione, quindi ognuno il proprio campione, tenderà ad allargare, a correre di meno in lunghezza, e quindi va tenuto in conto anche questo. Sì, in questo caso i giri sono, vediamo di prendere le misure precise. Il campione sono 70 giri, cioè dal punto verde al punto di verde sono 70 giri. Quindi praticamente questo è quello che io andrò a riportare sul mio schema. 70 sono i giri. Ora calcoliamo la larghezza. La larghezza del campione da qui a qui sono 60 maglie. Di 60 aghi ho messo in lavorazione. Sapendo che comunque tende a cedere su superficie piana, cerco anche di bilanciarlo, metterlo bene. Perché? Perché basterà poco per falsare poi la lavorazione. Ripeto, è riposato, è stato fatto un giorno fa, quindi prendo la misura. Se il righello e il nero non aiutano in questo caso, la prendo nel punto più stretto, cioè dove tende a stringere, perché mi dà un valore più preciso. Ed è 20,5 20 e mezzo per meglio dire. Mentre preso un giorno fa, subito dopo fatto, mi dava 20 e 1 e un millimetro, quindi 20,5. Io lo vado a riportare sul mio punto di segno, quindi 60 giri sono 20,5 centimetri. Maglie, scusate, 60 maglie, 20,5, 70 giri invece misuro dal maglia verde a maglia verde. Faccio sempre, mi aiuto sempre con un pennarello perché ho bisogno di aiutarmi, è 13,6. Quindi ognuno misuri il proprio campione, ognuno chiaramente otterrà misure diverse. Dopodiché, fatto questo, io mi sono preparata uno schema neutro, nel senso, mentre nel primo avevo messo tutte le misure, quindi 62 di metà circonferenza, 70 di lunghezza più 2 cm di bordo, uno scalfo da 25, 17 cm, vorrei provare a farci le diminuzioni, 8 per la bretella, 7 la larghezza della bretella, 32 lo scalfo, 8 di profondità del dietro, ma c'è l'altro video che ci aiuta per come ho preso le misure, e in questo caso io vado a trasformare tutti questi centimetri in aghi pronti per andare a macchina. Quindi il primo conteggio, o meglio la prima domanda che mi pongo è: i 62 centimetri è il primo conteggio, proprio quanti aghi mi fanno mettere in lavorazione? La calcolatrice mi dice 181 aghi. Ovviamente è disparo, devono essere pari tanto a destra quanto a sinistra, quindi arrotondo di 2 e vado realmente a 182 perché mi diventano 91 e 91, ma io dovrò fare anche una cucitura con rammaglio, con l'ago, con quello che vogliamo, per cui aggiungiamo due maglie per lato e ce le dimentichiamo. Sono le maglie di margine, sono quelle fuori dallo schema praticamente, sono quelle che su ogni modello si aggiungono. Io ho già inserito, l'ho già detto, i centimetri di comodo, quindi mi diventa alla fine 184.
Per cui 184 riguardano la metà circonferenza, sono 92 aghi a destra e 92 aghi a sinistra della macchina, e per me significa anche che dietro e davanti dovrò farli praticamente uguali, perché sono gioco su pochissimi aghi di differenza. Normalmente un modello il dietro è più stretto rispetto al davanti per dare una migliore vestibilità. Io sto giocando al limite della macchina e quindi sono costretta a fare un conteggio, diciamo così, prettamente sul numero delle maglie, perché non posso allargarmi, dare 2 cm in più o 2 cm in meno, perché chiaramente non avrei il numero degli aghi della macchina. Quindi mi mantengo su un dietro e davanti uguale, anche perché è un sottocanotto, cioè è una canotta per un sotto, e so benissimo che la vestibilità è perfetta. Poi scriverò la variante per coloro che volessero farlo diversamente. Quindi 92 maglie e 92 maglie sono quelle che io andrò a mettere in macchina. Io so anche che qui abbiamo una lunghezza da 70 cm. Devo quindi capire, per arrivare allo scalfo, quanto dovrò lavorare, giri fare, quindi quanti giri dovrò lavorare, per meglio dire. Quindi il secondo conteggio riguarda i giri, quindi il 70. Questo tratto possiamo calcolarlo in due modi, sia calcolando la lunghezza e poi tolgo lo scalfo, ma in questo caso ho preferito fare 70, il numero dei giri, per 70, che è la larghezza, diviso i centimetri, 13,6, e mi dice che tutto il mio modello saranno 360 giri, ma sono 360 giri su questo punto, cioè comprensivo di tutto tranne i 2 centimetri del bordo. Ora, io ho la lunghezza totale, sono avvantaggiata del conteggio per non far perdere tempo. 360 giri sono da qui a qui, escluso il bordo. Mentre io ho anche calcolato quant'è la profondità dello scalfo per ottenere poi questa lunghezza parziale. Quindi la profondità dello scalfo non ho fatto altro che 70 per 25 diviso, chiaramente 25 sono i centimetri dello scalfo, diviso la misura dei centimetri, e ottengo 128 giri. Questo tratto quindi mi occuperà 128 giri. Dopodiché 360, che sono la lunghezza totale, meno 128, ottengo quanti giri lavorerò per raggiungere lo scalfo, 2,32. Questo punto è bene sempre andare a macchina. Perché? Perché risolto questo potremmo avere degli inconvenienti, diciamo così, durante il percorso. Durante questo tratto potrebbe il campione, per quanto riposato, fatto bene, ogni punto reagisce a modo suo. Bisogna usare anche un pochino la logica della cosa e dire: ok, io vado, ma vado con il centimetro, cioè intanto mi metto in macchina 92 e 92 aghi, lavoro per 232 giri, misuro, perché a questo punto questo tratto dovrà avere chiaramente una lunghezza, quindi escluso il bordo, di 45 cm più il bordo 47. Quindi se io intanto mi lavoro questo tratto prima di arrivare su, se per caso c'è troppa larghezza, allora in quel caso io dovrò destinare il dietro al davanti, cioè può succedere che durante la lavorazione, per quanto siamo precise, per quanto il campione... A me è successo tantissime volte che di trovarmi in macchina poi un telo che, misurato con il centimetro, era molto più largo e quindi, o molto più corto. Quindi è bene lavorare questo primo tratto, prendere con il centimetro, chiaramente togliendo i pesi, e prendere una prima misurazione. Ho lavorato il pezzo, mi sono fermata allo scalfo, ho misurato con il centimetro togliendo i pesi,
e la lavorazione ci siamo con i centimetri, quindi posso tranquillamente fare il conteggio del tratto scalfo.